Siamo live. Ti piace? Siamo live. Prima andava, vediamo. No, è rosso, ma non sente. Vai, tento giù. Sa. Sa. Grissino. Siamo live, non va il microfono. Prova. Fatto. Sì. No. Non va. Ci siamo? Sì. No. Forse. Niente. Andava per un altro. Siamo pronti per una grande sfida, benvenuti a tutti i tifosi da casa, dal Pala Farfalle, da Marco Muccia e dalla mia squadra qui della Pallamano Cellini Padova, che ospiterà Mezzo Corona, una partita super interessante e che chiude il turno di Serie A1 femminile. E sui canali di Eleven Sports, benvenuti a tutti. Non siamo riusciti a fare la presentazione, problemi tecnici, quindi ve la farò io da qua, avete il privilegio da casa di sentirla e vi dirò chi sono i convocati di oggi e chi vedremo probabilmente in campo. Partiamo da Mezzo Corona, che ci sono Enrica Terrana col numero 3, Aurora Gislimberti col 4, Daniela Iulana Faig col l'8, Elena Pedron col 12, Niki Razzica col 16, Luisa Dalla Valle al 22, Arianna Mazzucchi col 23, Giada Veronese 27, Eleonora Italiano il capitano col 33, Emma Girlanda 44, Marika Pilati col 46, Noemi Coati col 47, Martina Pavlovic col 49, Anna Chiara Campestrini col 82 e Arianna Buratti con il 99. Ovviamente tecnico Sonia Giovannini, e ci si aspetta per Mezzo Corona un cambio di passo deciso per cercare di trovare i primi due punti della stagione. Vedete inquadrata in telecamera chi si avvicina a prendere la palla? È Gislimberti, convocata in nazionale. Dopo questa partita si avvierà ufficialmente il camp nella casa della Pallamano di Chieti, che vedrà tante ragazze che ci sono qua a giocare stasera. Ce ne sono addirittura quattro da Padova: c'è Carelli, il capitano di Padova, c'è Vanessa, entrambe le sorelle Giogap, poi c'è Beverly Nengherrua, chiaramente convocata come pivot, che non partirà titolare oggi, e poi anche Giorgia Menighini, lei sì, sempre titolare a Padova. Padova invece che schiera Ivana Giogap col 3, Karel Giogap il capitano 4, Fatiha Aimer col 31, cambiato numero rispetto alla prima giornata, lei che è il nuovo centrale di Padova, viene dal campionato algerino, è una giocatrice, un profilo molto interessante, lei che ha vinto anche, anzi campionato tunisino, scusate. Parte la partita, è iniziata con Barresi in possesso di palla e Padova in attacco da sinistra a destra dei vostri teleschermi. Buona partita a tutti con Vanessa Giogap in possesso di palla. Mentre poi convocati per Padova c'è anche Martina Brock, Meneghini, Arubi Fatima, che oggi è titolare alla sinistra, poi Prela, Serena Ghiarrua, Ifoma Okori, Sonia Nabulele, Viola Bozza e Barresi che fa il pivot. Oggi Sonia Nabulele parte titolare, l'anno scorso è stata dietro Martina Brock, dopo l'ultima prestazione un po' opaca ha deciso coach Sadi di preferire
e Nabulele, che comunque contro Prato qualcosa ha fatto vedere. Padova prova ad andare subito col primo attacco, respinto dalla buona difesa di mezzo corona. Vanessa Giogap è fermata col fallo. Campestrini, che ha un profilo interessantissimo. Hanno una un trio di terzini possibile, mezzo corona da schierare come titolare, che è molto giovane e molto interessante. Vanessa Giogap si leva in cielo, palla direttamente sulla traversa e fuori. Quindi il primo attacco sommato per Padova non è stato un granché, comunque ci ha provato un po' a far girare la palla, ma nulla da fare. Questo è anche il remake di una delle partite dei play-out dell'anno scorso. Qui Padova non è riuscita a strappare più di un pareggio e mezzo corona con la vittoria l'andata in casa è riuscita a salvarsi direttamente per la Serie A di quest'anno, che la vede protagonista dopo un campionato l'anno scorso molto opaco. Occhio alla difesa qui tentata da Meneghini, prova l'intercetto anche Fatia, effettivamente c'è la palla persa in attacco di mezzo corona. Buona difesa qui di Padova, aggressiva, si prova a far vedere subito Nesrin, così viene chiamata. Ecco proprio lei in possesso di palla, gran vita, grande scorrimento, penetrazione, palla sul primo palo. Il primo gol della partita è proprio suo, della nuova numero 1 di Padova, numero 31 di Padova, Fatia. Heimer, che prova adesso ancora a intercettare, buona palla sulla destra, poi Gislimberti col destro, la schiaccia lì. Sonia Nabulele non può arrivarci e prima marcatura di mezzo corona proprio della sua giocatrice più interessante, della sua giocatrice nazionale. Heimer e Karel Giogap. Oggi come terzino sinistro non c'è Beverly Ngarrua, che è stata tenuta in panchina. Lei che è una delle migliori marcatrici del campionato, scelta di coach Sadi di darle un po' di riposo, forse usarla magari in corso, probabilmente anche un po' per il secondo tempo un po' opaco, però a farsi vedere subito Heimer, altro palo della Cellini e poi Fatima Rubi usa un fallo in attacco per non far partire in contropiede mezzo corona, che però con calma prova a farsi viva in qualche modo. Abbiamo Feig a gestire i possessi di mezzo corona, lei che è un po' più esperta rispetto alle sue compagne, Campestrini 2003 e Gislimberti 2004. Sentite che pubblico che c'è al Pala Farfalle. Poi prova la scorribanda dall'altra parte, prova ancora una volta Gislimberti, palla verso Campestrini, buona palla dall'altra parte verso l'ala destra, non ne sbaglia una mezzo corona, due attacchi, due gol. Buon attacco e conclusione di Leonora Italiano, ci pensa lei a pareggiare i conti, anzi no, per andare in vantaggio mezzo corona, perché effettivamente la Cellini si è fermata sul palo per due volte. Quindi mezzo corona ancora una volta avanti, che è un po' può diventare uno spettro per le giocatrici e per i tifosi, soprattutto di quelle che hanno seguito l'anno scorso il cammino di Padova, e perché è stata proprio mezzo corona a passare nel primo turno dei play-out, complice anche della retrocessione poi di Padova, poi quest'anno è riuscita ad andare in promozione. Poi pesta la linea Barresi, c'è stata una buona azione qui tra centrale a pivot, era molto interessante, però Barresi pesta la linea nel momento del tiro. Buona palla verso Gislimberti, prova a riattaccare ancora mezzo corona, uno contro uno, buona la parata di Sonia Nabulele, che si fa vedere e riesce a premiare un po' le sue compagne, anche l'allenatore della scelta di metterla titolare oggi. Karel Giogap subisce il contatto, poi riesce ad andare dall'altra parte, poi Fatia, gran palla verso Meneghini che scheggia la traversa, palla alta, ma aveva anche pensato la linea. Ci sarà anche cartellino giallo per Gislimberti, perché prima aveva fermato fallosamente con un intervento giudicato troppo falloso, soprattutto inutile per bloccare l'avanzata di Karel Giogap. Però Padova ha trovato dei buoni tiri fino adesso in confronto al primo, che non è stato granché. Buona la difesa però di mezzo corona, anche se, perché il tiro non era concesso, un tiro apertissimo, però bisogna fare molta attenzione a questa squadra che ha molto talento. Recupero di Karel Giogap del capitano, però fallosamente. In palla oggi tutte e due le squadre, molto in palla, sta vedendo un gran ritmo, vediamo quanto può continuare. Però comunque c'è tanta freschezza da una parte e dall'altra, ne vedremo delle belle. È una partita importantissima per entrambe le squadre. Padova per cercare di riportarsi nelle zone alte della classifica, mezzo corona deve togliere quello zero al tabellino della classifica, perché è pesante soprattutto per il morale e per le prestazioni che hanno fatto fino adesso. Campestrini, poi col piede Nabulele, grande ancora Campestrini, che con sul rimbalzo la prende con una mano, si trova lì, passo uno, passo due, poi palla dentro, Fatia. Karel Giogap in vantaggio mezzo corona con le unghie e con i denti, nonostante due parate comunque di Nabulele. Quindi mezzo corona che ha costruito davvero tanto, fino adesso sta anche meritando il vantaggio. Padova un po' sfortunata al palo, deve fare sicuramente di più,
Anche se mezzo colonna si sta difendendo bene, con fisicità e con preparazione. Meneghini, grande virata, brutta trattenuta qui, bloccaggio anche, c'è un 2 minuti infatti. Sì, 2 minuti. 2 minuti per Terrana. Per Enrique Terrana. È stato più una difesa a tre, diciamo, l'arbitro poi ha preferito dare 2 minuti a Terrana e poi l'allenatore... Uno degli allenatori spiega a Terrana come doveva fare il movimento, effettivamente è stata un po' scomposta, bloccando nettamente la giocatrice di Padova. Occhio però anche a Gislimberti che ha il cartellino giallo. Deve fare attenzione ai falli, perché comunque è una giocatrice molto giovane ma ha già dimostrato gran talento. Heimer, palla verso Vanessa Giocap che prova a levarsi, viene fermata dal fallo e attenzione. No, sta bene, sta bene. È stata fermata dal fallo un po' ruvido ma diciamo pulito. Non cattivo. Karel Giocap prova lei in qualche modo di forza, riesce a sfondare la rete, riesce a deludere anche l'intervento di Razzica. Niki Razzica, che portiere di, possiamo dire, già d'esperienza, classe 97, che comunque è giovane però in Serie A ha esperienza, ha fatto vedere le sue qualità e può essere un'arma aggiunta importante per mezzo corona, anche se oggi non ha dovuto fare molte cose, non è riuscito a fare anche grandi parate, ma avrà modo durante la partita di dimostrare le sue qualità. Però Campestrini bloccato in qualche modo, poi buon passaggio e palla dentro, grande attacco di Feig e mezzo colonna ancora avanti, buono il possesso, la rimessa, prova ad andare ancora Heimer e poi Vanessa Giocap col pallonetto, ma prende ancora la traversa, è già il secondo legno di Vanessa Giocap. Risulta la difesa di mezzo colonna, che però qui ha rischiato davvero tanto nella rimessa veloce di Padova, che è stata anche abbastanza sfortunata, 4 legni già al cospetto dei 2 gol segnati. Però mezzocolone è lì, con la testa, coi nervi, con la voglia di far bene. E fino adesso sta pagando. Anche la scelta dell'allenatore, molto bene la partita fino adesso di Fuig, che sta orchestrando benissimo gli attacchi. Poi tante azioni con il pivot, occhio al fallo in attacco di Campestrini, si prova a dare la rimessa lunga, si cerca Fatima Rubi, riesce a tenerla in campo in qualche modo e poi spinta, ma c'è stato l'infrazione proprio di Fatima Rubi, che probabilmente ha pestato la linea. O la palla è finita fuori dal campo. Forse è stata un po' forzata questa palla di Heimer, ma si è provato a mettere Fatima Rubi direttamente davanti alla porta. Questo è stato il cambio di Padova, con Karel che di solito faceva l'ala sinistra, invece torna a fare il terzino, un po' come l'anno scorso dove ha gestito per una buona parte della stagione tutti i possessi di Padova facendo al centrale, poi è tornato al suo ruolo originale di ala. Adesso fa il terzino in questo momento di necessità, perché comunque Bellingarua si è anche fatta male nella partita scorsa, è dovuto stare fermo anche in allenamento e quindi ha preferito non rischiarla con Sadi, ma è disponibile la gara in corso. Qui poteva fare forse qualcosa di più Fuig, non è riuscita però a metterla dentro. Adesso prova ad andare Vanessa Giocap, c'era tanto spazio per Baresi, servita in ritardo però, servita in ritardo, infatti c'è stata anche l'invasione in area. Fino a questo momento Baresi è cercata male, perché non è stata cercata poco, è stata cercata male. Deve alzare un po' più la testa, il terzino di Padova, anche perché può essere una risorsa molto importante per la squadra padovana. Peraltro lei che viene da Malo, mano in faccia, attenzione, e ci sarà 2 minuti probabilmente, sì. 2 minuti per Heimer, sembrava un normale fallo di gioco, però quando ci sono i colpi al volto bisogna sempre fare molta attenzione. E quindi Gislimberti già organizza un po' la squadra, lei che è leader tecnico, molto probabilmente sì, possiamo dirlo, è leader tecnico, una delle migliori marcatrici del campionato anche lei. Infatti vedremo una bella sfida tra terzini destri, tra lei e Vanessa Giocap, che fino a questo momento però un po' le polveri bagnate. Fuig prova a sfruttare la superiorità numerica andando bene dall'ala, ma buona difesa di Fatima Rubi in questo caso, anche se c'è fallo. Ok, Fuig può cercare e trovare tanto spazio, ma fino a questo momento sta facendo fatica a mezzo corona. Vediamo con la seconda ripartenza. Palla dentro, prova a girarsi il pivot, non ce la fa. Buon fallo, accentuato la caduta anche il pivot di mezzo corona. Però, buon fallo. Provato a girarsi in qualche modo, lì si può cercare tante cose, di penetrare, di andare al rigore. Occhio al passivo, primo passivo di giornata per andare Campestrini. Che buca d'angolo che ha trovato Campestrini. 5-2 mezzo corona, un po' in apnea Padova. L'espulsione di prima chiaramente viene in un momento un po' difficile, però mezzocolonna brava ad approfittarne perché sembrava una palla un po' persa. E c'è riuscita in qualche modo col talento di Campestrini, molto brava. Lì aveva la mano
della difesa davanti. E poi è riuscita a mettere in buca d'angolo. Non c'è riuscita ad arrivare neanche Sonia Nabulele con le sue lunghe leve. Ora vediamo perché è entrata Beverly Ngarrua. Ci vuole una scossa, prova a darla lei. La pantera nera di Padova, sfondamento bruttissimo di Fatima Rubi qui. Occhio alla ripartenza in mezzo colonna che prova ad andare in velocità. Campestrini, buona la finta di passaggio perché sta arrivando, recupera in difesa, buona la difesa dappertutto. Qua forse c'era anche sfondamento, palla di là, forse si fischierà. Sì, fallo però dai 9 metri. Qua forse un po' di sfondamento ci poteva stare, aveva provato la virata Gislimberti che poi torna in panchina, forse è fatto un po' male, ha bisogno di un po' di riposo. Soprattutto per le prossime fasi di gioco dove potrà essere importante, botta al ginocchio ma sembra nulla di grave. Quig è entrata Emma Girlanda, un'altra giocatrice molto interessante, lei che come Gislimberti ha fatto tante giovanili, tanto percorso giovanile con Angela Prela, anche con Giorgia Menighini che adesso è in possesso di palla. Altro gol di mezzo corona, buono l'attacco e c'è time out di Sadi, direi obbligato perché Padova è in completa apnea, non sa cosa fare ed è giusto, almeno 4 dopo 10 minuti e 23 di gioco. Si riparte dopo il time out, Padova che è ancora in inferiorità numerica, mezzo colonna ne può approfittare, però è in attacco Padova che stava andando in mezzo contropiede prima di fischiare il time out. Comunque i 2 minuti scadranno tra poco, quindi dovrebbe entrare Heimer, probabilmente entrerà anche Barresi. Entra prima Barresi, si cerca di sfruttare l'attacco con Beverly Ngarrua in campo, grande percussione, palla sul primo palo. Questa azione c'è stato tutto il talento di Beverly Ngarrua, creato in uno contro uno, si ripete la rimessa e attenzione perché si rischia in alcuni casi anche l'infrazione a 2 minuti battendo male, soprattutto perché la squadra in questo caso che non rimette in gioco, che deve difendere, può in qualche modo intercettare la palla sulla rimessa, però deve fare molta attenzione con le regole nuove della FGH, ma fino a questo momento la difesa ha sempre preferito l'attacco schierato. Vedremo più che altro quando ci proverà l'attacco a tutto campo, prova a infastidire le giocatrici in attacco, il pubblico di Padova, si cerca l'ala, poi difficoltà, si chiude bene la difesa, si cambia gioco, Fuig, palla verso il terzino, grande intercetto per un attimo di Giorgio Meneghini e poi buon fallo dai 9, siamo 3-6, meno 3 Padova, mezzo corona adesso, un attacco che non è riuscita ad andare fino in fondo, neanche però la penetrazione ci prova Fuig in questo caso, buona finta di colpo, palla verso l'ala, ma c'è stato fallo e c'è passivo, bisogna tirare subito. Vedremo cosa decideranno di fare, anche perché mezzo corona ha diversi terzini dalle lunghe leve che possono far partire il tiro in un attimo, in questo caso sarà Campestrini che ci può provare in testa, Murata poi in testa, contropiede, 2 contro 3, Fatima prova ad andare, buona palla verso Beverly Ngarrua sopra la testa del portiere, questa è stata una bella azione di Padova in contropiede che non era scontata, anche perché le difensori di mezzo corona erano lì pronte, ma siamo 4-6 in parità numerica, vedremo cosa ci deciderà di fare le trentine con Emma Girlanda, terzino destro ancora. Gislimberti non è in campo. Ancora un po' di dolore al ginocchio, sta mettendo un po' di ghiaccio in questo momento. Più che il ginocchio, sul polpaccio forse. Tanto buona difesa di Padova ancora, sempre col fallo. Ok, Campestrini che ha spazio per tirare, preferisce andare da Emma Girlanda. Per andare sulla destra e palla verso l'ala, ricominciare l'azione. Chiuso, si chiude bene Padova. Anche se c'è lo spazio per tirare, buona Puig, ma c'è stato passi, sì, anche il cambio mano, c'è stato passi, probabilmente chiama così l'arbitro. La coppia arbitrale, ricordiamo, è Zancanella e Testa, da Trento e da Merano. Qui a Beverly Ngarrua, prova ad andare, Heimer, buona la difesa qui in mezzo corona, era buona la palla verso il terzino, anzi verso l'ala, era stata brava Vanessa, anche se la palla non era perfetta, ma c'era stato il fallo. Quindi, rimessa dai 9, Vanessa Giogappe e poi Heimer.
Direi che ha iniziato la partita molto bene. Vediamo come risponderà poi ai due minuti. L'attacco può essere una risorsa interessante. Brutto fallo qui su Vanessa Jogap. Poi palla in frazione di piede. Non c'è stato fallo forse prima. E occhio al contropiede. In velocità. Prova andare in mezzo corona. Gael prova a disturbare, ma c'è tutto il talento e l'esperienza di Eleonora Italiano, che insacca ancora una volta in contropiede. 4-7. Ecco, Padova dovrebbe evitare questi punti facili, che invece sono una mana santa per mezzo corona, che ha sfruttato al meglio col contropiede di Eleonora Italiano. Capitano in mezzo corona, bravissima. Vanessa Jogap, passi? Eh sì, con i passi, prima di iniziare a palleggiare. Occhio perché i direttori di gara hanno deciso col metro arbitrale molto fiscale. Vedremo anche quanto durerà, perché di solito i buoni arbitri sono in grado di tenerli lungo tutta la partita. In questo caso le giocatrici devono adattarsi e fare molta attenzione. Devono essere perfette. Vedremo anche come reagirà a mezzo corona dopo il gol fatto in ripartenza. All'occasione di andare in attacco schierato, prova ad andare con Giselli Berti. Buona qui il tentativo di intercetto, ma soprattutto il fallo ben speso da Careggio Gap. Giselli Berti, Puig ancora Giselli Berti. Prova a Girlanda. Giselli Berti probabilmente tirerà, ma sbaglia la conclusione. È stata una buona occasione qui. Hammer chiama il pallone in velocità. Prova ad andare in velocità. Vanessa Jogap che frena. Ancora palla verso Heimer. Finta di tiro. Poi buona la palla verso Balleningarrua. C'è poco spazio. Manca per un attimo il controllo Heimer. Poi buona la difesa qui. A far sentire il fisico. La pressione. Che è sempre Enrica Terrana, peraltro. Che lei che aveva ricevuto i due minuti. Che ha fatto un buon lavoro anche sporco prima in attacco. Mi ero dimenticato di dirlo. Sto facendo fino adesso una buona partita, di quelle che non si vedono molto, soprattutto nei tabellini. Poi Balleningarrua cerca lo spazio per penetrare in qualche modo, ma la coppia Gisli Berti e Terrana non la fa passare. Ok, Heimer prova a partire da terzino in qualche modo con la finta e altro fallo. Attenzione ai falli ripetuti, che però fino a questo momento mezzocolonna li sta facendo con una grande pulizia. E poi questa è la pulizia di tiro clamorosa di Balleningarrua, che nonostante il contatto riesce a segnare, eludendo soprattutto il tentativo di anticipo di Limberti, che forse qui era un po' fuori posizione. Ma Padova in qualche modo si porta a meno 2 a 15 minuti, manca metà primo tempo e vedremo cosa faranno queste due squadre, che stanno giocando una pallamano deliziosa. Forse un po' fallosa sì, ma stanno giocando una pallamano deliziosa, proprio di quelle da Serie A1. Pallamano femminile qua in onda su Eleven Sports in prima serata. Prova ad andare Magirlanda, palla verso l'ala, campo di spazio, conclusione, Sonia Nabulele se la ritrova lì, non se la lascia scappare. Ok, Heimer, vediamo se continuerà a correre Padova. La difesa di mezzo corona è ben schierata. Buona la palla verso il pivot e altro palo, ma occhio alla palla, anzi alla mano in volto di Balleningarrua, che ha subito il contatto. Infatti due minuti per Terrana, e questo è importante perché il secondo due minuti per lei. Colpo al volto, si chiama il medico, però dovrebbe essere in grado di continuare. Ha preso una bella botta sull'atterraggio ed è riuscita in quel momento anche a passare la palla per Barresi, che aveva preso il palo. Però c'è il fallo, ci sono i due minuti per Terrano e sono i secondi due minuti. Ricordiamo la terza espulsione a due minuti, espulsione totale, quindi la giocatrice poi non potrebbe più entrare in campo, e sarebbe importante per mezzo corona evitarlo, anche perché lei sta facendo un buonissimo lavoro in difesa. Balleningarrua è in grado di continuare. Applausi alle palla farfalle per lei, ma non si riparte dal fallo. No, perché si è dato vantaggio. Si era dato vantaggio, infatti spiega l'arbitro Beveni la situazione, che non aveva capito. Probabilmente perché Barresi aveva preso, era entrato in area. Probabilmente. Quindi si riprende il gioco, possesso di mezzo corona, ancora più due. Però con una giocatrice in meno e ha tutto il tempo di palleggiare. Oddio, non tutto, perché comunque deve fare attenzione al passivo, deve provare a attaccare, a fare qualcosa. Ma un gol adesso sarebbe pesante. Un gol in inferiorità numerica è sempre importante, soprattutto quando sei in vantaggio, anche un po' per un po' colpire le avversarie. Provato Gisli Berti, un tentativo forse un po' forzato. Palla alta, difesa di palla si è chiusa bene. Occhio adesso agli spazi che può trovare con Vanessa Jogap. Palla verso il Balleningarrua, che correva come un treno. Questa è l'intesa dei due terzini di Padova, che giocano da una vita assieme, almeno 7-8 anni. E si vede qui la voglia di giocare assieme, la conoscenza di cosa fanno le compagne quando giocano tanti anni. Padova torna a meno uno dopo una vita. Il palla farfalle lo sa, time out, soprattutto mezzo corona lo sa, quindi time out. E vedremo cosa succederà, perché comunque manca ancora un'eternità.
visto la rotonda dove c'era anche il supermercato, quella grande, dove c'è anche il bar, ci sono migliaia di famiglie, magari ho attaccato al palco delle fontane. Si riparte con la rimessa per mezzo corona dopo il time out 6-7. Adesso ancora in inferiorità numerica mezzo corona, perché comunque Padova aveva trovato un gol velocissimo. Quindi vedremo che attacco proverà a fare. Il time out è servito anche a questo, in questa occasione, per cercare di costruire uno schema. Infatti il mezzo corona sta muovendo la palla molto bene, però vediamo se riesce a trovare Varchi. Girlanda sembra un po' chiusa. Ok, Gislimberti si chiama passivo dalla panchina. È prolungato, molto prolungato l'attacco di mezzo corona. Vedremo dove andrà. Adesso viene chiamato passivo. Palla dell'ala verso Gislimberti. Occhio all'ultimo passaggio, bisogna tirare. Gislimberti trova un po' di spazio sotto la traversa. Dove l'ha messa Gislimberti? Mamma mia, forse era l'ultimo tentativo disponibile. Occhio a Heimer. Buona palla verso Barresi. Bloccata. No, sfondamento. Mi è sembrato un po' eccessivo qui. Però c'è anche la furbizia e l'esperienza di Fuig. Infatti esulta adesso col pugnetto, perché si è fatto trovare in un posizionamento difensivo eccellente. Forse sfondamento un po' eccessivo, mi è sembrato un po' forzata, tant'è che ha usato un po' dell'astuzia da volpe per far sua la palla. In questo modo vale tutto, in queste situazioni vale un po' tutto. Girlanda, ecco ancora Fuig, ancora Girlanda, torna in parità numerica. Che talento! Gislimberti, che poi si guadagna il tiro di rigore. Barresi prova a spiegarsi, ma l'arbitro, il direttore di gara, ha visto testa, sì, testa, ha visto il fallo su Gislimberti, che va a battere il rigore per il più 3 mezzo corona. Gislimberti, Aurora Gislimberti, ancora lei, 9-6 mezzo corona, che sta letteralmente dominando il primo tempo, nel senso che per quanto si possa dominare una partita equilibrata, perché alla fine per una squadra come Padova non è facile, alla fine è una grande squadra, però in questo momento un po' sottotono, poche idee in attacco, difesa sta facendo molta fatica, ma perché mezzo corona glielo sta rendendo difficile. Guardate Bevelin Ingarrua cosa prova a fare, attenzione ai 2 minuti, i 2 minuti per Feig, 2 minuti per Feig, che alza anche le braccia, deve fare attenzione, perché se gli arbitri di oggi, come sono fiscali, l'hanno vista, rischia un altro 2 minuti. Infatti Zancanello vede, anzi no, segnalazione solo i 2 minuti, bene così per mezzo corona. Vediamo cosa adesso farà Padova, perché deve assolutamente accorciare lo svantaggio, non può portarsi fino alla fine della partita così. Vanessa Jogap, Berlin Ingarrua, buona palla verso Heimer, in qualche modo prova la conclusione e poi pian piano dopo la parata di Razzica la palla finisce dall'altra parte. L'ala, buono il passaggio verso Barresi, una buona azione costruita da Padova, una buona azione costruita da Padova. Con la palla rimessa in gioco Meneghini, poi Vanessa Jogap, che al posto di andare alla conclusione vede che c'è Barresi libera, gli spazi si trovano soprattutto in questo caso di superiorità numerica. Comunque occhio a mezzo corona che prova ad andare a riportarsi in vantaggio di un gol in più. Campestrini, buona palla verso l'ala, buona chiusura, ancora Campestrini, occhio a Gislimberti che prova ad andare sul destro, poi fermata fallosamente da Barresi, ma un fallo pulito, un fallo giusto, un fallo di gioco. Ok, la palla per un attimo, ha rischiato l'infrazione di passi, poi brava Campestrini, che non è la prima volta che riesce a gestire bene queste situazioni. Passiva e poi la conclusione fermata da Sonia Nabulele. Ci ha provato Gislimberti. Ok, la ripartenza veloce di Padova con Gislimberti che è lenta a tornare. Vanessa Jogap può andare. Heimer, c'era la palla che verso l'ala, si preferisce andare da Barresi, che è parata. Razzica, come dicevo inizio partita, deve dimostrare il suo valore e lo sta facendo. Con questa parata è stata molto brava, anche perché era tu per tu. Barresi forse poteva fare qualcosa in più, Padova forse poteva sfruttare un po' meglio l'azione di prima, però fatto sta che mezzo corona è ancora lì. Girlanda, Campestrini, poi la finta di Gislimberti, non trova più spazio, ancora Campestrini per andare l'uno contro uno, l'ha rubata, ma fallone, anzi no, sì, ce l'ha rubata Vanessa Jogap, 1-0 Vanessa Jogap, Vanessa Jogap, gol pieno di Padova. Occhio alla ripartenza veloce di Girlanda che prova ad andare, Gislimberti fermata, fermata, fermata.
in difficoltà ora. La difesa di Padova le sta prendendo le misure, ma adesso si fa ancora più interessante perché siamo in parità numerica ora. È stata ristabilita Girlanda. Occhio alla difesa di Padova, adesso sta prendendo fiducia. Occhio a Capestrini, non lasciarle mai troppo spazio. Infatti ecco, è una lotta, è una lotta in quella parte dell'area. Giselin Berti, ancora lei, palla verso il pivot, un po' forzata, bravissima Barresi, bravissima. Occhio al lancio in avanti, un po' a caso però, un po' a caso, e poi mezzocorona riesce a recuperare la palla. Parte un po' confuso, ha fatto una bellissima difesa Padova, fisica, di prepotenza. Forse è la prima difesa fisica che riesce a vincere, di solito nei rimpalli mezzocorona oggi ha avuto sempre la meglio. E adesso mancano 8 minuti alla fine del primo tempo, pausa, io credo, per sistemare il tabellone luminoso, perché da un po' che il tabellone qui al Palo Farfalle di mezzocorona è fermo a 8, noi invece dovremmo essere a 9. Dovremmo essere un gol in più per mezzocorona, penso sia questo il problema, poi lo scopriremo a breve. Intanto mi raccomando, fateci sapere cosa ne pensate della partita, dateci un po' di indicazioni sempre sui canali social della Pallamano Cellini Padova, abbiamo Instagram, abbiamo Facebook, scriveteci, fateci sapere anche un po' di consigli, non guastano mai, voi che ci seguite da Eleven Sports, da qualsiasi dispositivo che voi possiate trovare. Comunque lo spettacolo della Serie A1 femminile che si sta accendendo, ragazzi, si sta accendendo. Quindi si può ripartire? No, perché il tabellone è ancora sull'8-8. Eccolo qua, 8-9, e infatti ci siamo. Mezzocorona in vantaggio e si riparte. Campestrini. Palla dietro, esce bene l'ala. Ok Girlanda, ancora dall'altra parte, si cerca uno svarco da qualche parte anche per Giselin Berti, che adesso potrebbe sparare il tiro, ma no perché è bloccata bene. Palla verso il pivot, fallo, fallo di Vanessa Jogap. Vedremo se la ammonirà. No, fallo normale, si parte dai 9, però si deve cambiare il punto di battuta. Quella mezzocolonna in vantaggio, Giselin Berti, Girlanda, tanto in campo Girlanda, occhio al passivo. Campestrini si alza e spara, buona la difesa, buona la difesa di Sonia Nabulele, che era una palla insidiosa perché rimbalzava anche se era un po' lenta, però brava con un bel piazzamento. Heimer, Beverly Ngerua, che è ancora in campo, palleggio, occhio alla sua accelerazione, poi Vanessa Jogap. Ma cosa ha fatto Vanessa Jogap? Pazzesco. 9 pari, pareggio Padova. Ok, contropiede. Emma Girlanda, Giselin Berti, cercata ripetutamente, forse un po' bloccata. Buona palla in questo caso verso l'ala. E c'è il gol di Giada Veronese. 10-9, mezzo corona. Si deve ripartire perché Padova è andata tutta in avanti. Però bene mezzo corona che risponde subito, veloce. Non è la prima volta che lo fa quest'oggi. Un po' disattenta Padova in questa situazione di gioco. 7 minuti alla fine del primo tempo ed entra Prela, esordio per lei in questa partita, che è la partita titolare nella prima partita di campionato, perché non poteva esserci Heimer, e poi l'abbiamo vista anche contro Prato. E adesso vedremo cosa fa Meneghini. Che incursione, ma passi, vi dico sinceramente, poi in caso mi direte voi da casa, non l'ho visto granché, però potrei sbagliarmi. Ma comunque passi. E quindi mezzocorona ha una grande chance. Dalla Valle. Dalla Valle che ha iniziato la partita come centrale. Comunque dovrebbe essere anche il suo ruolo. Invece sta giocando come ala sinistra. Un po' in stile Karel Jogap. Sono due squadre che comunque si assomigliano molto anche per alcune piccole cose come questa. Ok, l'azione di mezzocorona che prova ad andare. Buona la difesa di Meneghini. Però fallosa sulla Regina Slimberti. Anche qui ho qualche dubbio, però comunque l'attaccante è sempre bravo in questo caso a far vedere anche il fallo. Ma attenzione perché mezzocorona sta perdendo tempo. C'è passivo. Campestrini, che palla! Giselin Berti è paratissima! Che parata di Sonia Nabulele! Mamma mia! Aveva fatto un'azione clamorosa mezzocorona, ma Sonia Nabulele è stata ancora più clamorosa. Prela! Graffita! E altra gran parata da Zica! Mamma mia! Cosa stiamo vedendo? Cosa stiamo vedendo? Che pallamano.
si sta aumentando il ritmo. Questo è quello che vogliamo vedere. Capestrini, palleggio, buono intercetto, anche la palla dietro un po' rischiosa. Feig, ancora Capestrini, c'è la palla verso l'ala ma un po' chiusa, sta facendo un lavorone per ella appena entrata, sta mangiando tutte. Gislimberti aveva fatto un taglio clamoroso prima, virata, bloccata, buona la difesa qui, pericolo numero uno, ma viene sempre costantemente bloccata e lei sempre in qualche modo prova a trovare una soluzione. Capestrini rischia un po', ok, l'altro passivo, Feig, deviazione, traversa, si salva Padova, si salva Padova dopo la deviazione della difesa, sembra una palla destinata in rete. Vanessa Giogap forse un po' sottotono ma ha fatto qualche giocata importante. Kraheimer si rischia qui, buona palla verso Karel Giogap ma poco spazio, buona difesa già da Veronese con fallo, trattenuta ma fisica ma giusta. Barresi prela con calma adesso, Padova deve pareggiare, mancano meno di 5 minuti alla fine del primo tempo, ritmi elevatissimi ma soprattutto fisicità importante da top serie di campionato. Heimer, ancora prela, finta Vanessa Giogap in qualche modo, rischia col palleggio, poi trova Meneghini, palleggio Vanessa, arresto e tiro Vanessa Giogap, pareggio a Padova. Vediamo cosa farà Mezzocorona che fino adesso è sempre riuscita a portarsi in vantaggio subito. Capestrini buca la porta, buca le mani di tutte. Ok, la rimessa di Meneghini, Vanessa Giogap litiga un po' con la palla, poi buona palla verso Heimer, che parata clamorosa, Razzica, Niki Razzica del 97, greca, segnatela, le sta facendo vedere grandi cose e Mezzocorona è ancora avanti. Non so se qualcuno di voi ha visto la partita della finale di play, no finale, era la semifinale di playout dell'anno scorso qui a Palfarfalle, ma l'intensità è quella, la tensione non so se sia quella per i ragazzi, bisognerebbe chiederglielo a fine partita, magari glielo chiederò e lo vedrete nei nostri canali social domani, dopodomani. Buona palla di Gislimberti, anzi no, forse un po' alta, infatti perde il controllo, pesta il piede, c'è anche infrazione, poteva farsi forse qualcosa in più qua già da Veronese. C'è la possibilità per Padova di andare avanti, c'è un buco enorme per Karel Giogap che sfonda la porta, che buca Niki Razzica che qua poteva fare veramente ben poco, avesse parato anche questa saremmo dovuti andare lì a stringergli la mano direttamente lì in campo, però è 11 pari e sembra il risultato più giusto fino a questo momento. Però occhio a tirarla per le lunghe, perché non so se vi ricordate ma nel campionato scorso in regular season si è andata a un briciolo dal pareggio anche in quel caso con Gislimberti, aveva sbagliato il rigore finale, ma attenzione al contropiede di Meneghini che è velocissimo, Giorgia Meneghini, ancora Niki Razzica on fire e poi incredibile Feig sotto l'incrocio, ma che 1-2, Mezzocorona spettacolare. E adesso Padova deve diminuire il ritmo, anche forse un po' sfiduciata da questo 1-2 che potrebbe tagliare le gambe a tutti, ma siamo solo 12-11 e vediamo ancora Beverly Guerrero in campo, vediamo ancora Karel Giogap, vedremo se si cercherà un po' di più, sta mancando forse un po' il gioco su un gioco sulle ali da parte di Padova. C'è sempre Barresi in campo, c'è sempre Prele in campo al posto di Heimer, mamma mia che partita. 2 minuti alla fine del primo tempo ed è sempre più 1 Mezzocorona. Attenzione a Vanessa Giogap, spinta, brutta questa spinta qui. Karel Giogap e poi fallo di sfondamento che qui non ho capito, però bravissima Campestrini, un posizionamento perfetto. Stanno facendo un lavorone in difesa, un lavorone. E attenzione perché potrebbe essere un altro 1-2 importante, come sta giocando la formazione trentina, che comunque ha messo anche in difficoltà Brix nella scorsa settimana, lo ricordiamo, ha dovuto sudare Brixen per cercare di portarla a casa. Ok, l'azione in Mezzocorona, Gislimberti la finta però ad andare, buona la difesa in questo caso di Karel Giogap che non si sta vedendo molto nel tabellino, sta facendo un lavoro enorme in difesa. Finta di Feig di tiro, poi palla di Gislimberti dall'altra parte, occhio alla difesa anticipata sbagliata da Vanessa Giogap che poi va al tiro e poi c'è il fallo fischiato prima della conclusione che sarebbe stato gol di Campestrini. Qua forse poteva far correre l'arbitro, si lamentano le giocatrici trentine. Però occhio al passivo, Campestrini ha la possibilità di provarci, brava Prela, che poi la palla rotola sulle mani di Vanessa Giogap, occhio a Karel, è un 2 contro 3, Karel Giogap prova ad andare, velocità, occhio al tentativo, c'è 2 minuti, perché era fallo sul tiro di Dalla Valle, aveva provato a prendere lo sfondamento, ma qui la sua posizione è mancata, anzi no, di Gislimberti 2 minuti? È di Gislimberti, perché probabilmente ha trattenuto Karel nel momento in cui l'ha superata, ed è il secondo 2 minuti per Gislimberti.
mi sembra. E andrà Barresi a tirare, nuova rigorista di Padova. Probabilmente hanno fatto le sfide in allenamento. Ed è importante, 30 secondi alla fine del primo tempo. Barresi per pareggiare, sarebbe importante. E ok, ancora Zicca che è un fire. Finta. Altra parata! Le sta prendendo tutte! Tutte le sta prendendo Razzicca. Tutte le sta prendendo. Se vedete, penso sia inquadrata in questo momento la panchina. Esulta giustamente alla grande. Vedremo cosa farà mezzocorona. Probabilmente aspetterà gli ultimi secondi del primo tempo per tirare. Vedremo se sarà in grado di farlo. 10 secondi alla fine. Palla verso Campestrini. Gislimberti è fuori e sono anche in priorità numerica. Adesso può provare a tirare. Ok, Megirlando. Uno contro uno. Palla dietro. Virata. Faig! 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 E finisce il primo tempo. 13-11. Mezzocorona che porta a casa il bottino massimo. Due punti di vantaggio. Con una Padova che non è al massimo delle sue energie, però mezzocolonna sta facendo un lavoro incredibile e vedremo un secondo tempo, secondo me un grande secondo tempo pazzo, grandi ritmi, ma vedremo se le due squadre reggeranno. Intanto vi lasciamo con un po' di sponsor, fine primo tempo, ci vediamo tra poco per il secondo. 11-13 per mezzocolonna al Palafarfalla di Padova.
secondo tempo al Pala Farfalla iniziato. Secondo tempo iniziato con mezzo Corone in possesso di palla e Occhio al primo possesso. Adesso ve lo raccontiamo noi in diretta con mezzo Corone ancora in attacco. Passaggi da terzina da un'altra parte all'ala sinistra. Si prova l'attacco, palla verso il centrale, ancora dall'altra parte. Non si riesce a penetrare. Poi ci prova Feig che sbaglia il passaggio e rimessa. Eccoci col secondo tempo. Oh, perfetto. Vanessa Giogappa. Primo attacco di mezzo corona andato a vuoto. Passaggi dal terzino dall'altra parte, da terzino a terzino, poi alla terzina e poi brutto passaggio all'indietro. E palla persa che è andata direttamente fuori. Ha provato il passaggio Berlingarrua, ma nulla da fare. E quindi un attacco per parte un po' sfumato, nulla da fare. Però si riparte dopo un primo tempo equilibrato, scoppiettante, fisico, tecnico, e vedremo dove ci porterà il cammino del secondo. Il pubblico è carichissimo. Emma Girlanda, palla dall'altra parte, Campestrini, poi Feig. Quella Feig che sta dominando in mezzo al campo. Quella Campestrini, poi si mette male forse il piede, no, sta bene. Con Girlanda, scambio tra terzini, era in inferiorità numerica mezzo corona, me l'ero dimenticato a dire il vero. Adesso torna in parità e poi ok, fallo normale, tiro dai 9. Terrana che è sempre in campo e deve fare sempre attenzione a non farsi buttare fuori. Occhio al passivo, è un po' che mezzo corona non riesce a costruire grandi azioni. C'è il quarto passaggio, deve tirare, se no sarà fallo, ci deve provare Feig, fallo. E occhio all'occasione di tiro per mezzo corona, che è sempre, quasi sempre riuscito a sfruttarla. Campestrini andrà, tiro diretto, e brava Sonina Bulela a non farsi distrarre, anche se il tiro era centralissimo. L'idea c'era di Feig, l'esecuzione molto meno. Attenzione a Berlingarrua, ha tanto spazio, buona palla verso Vanessa Giogap che forza il tiro, conclusione, fallo e tiro di rigore. Fallo di Campestrini, sembrava poterci stare qui lo sfondamento, ma probabilmente la posizione era sbagliata o addirittura difesa in area. Attenzione Campestrini, un po' di problemi al piede, però batte un po', come si faceva una volta. Sei male al piede, la caviglia, batti forte sul terreno e dopo un po' dovrebbe passare. Infatti sta bene. Karel Giogap sul rigore, dopo che Baresi ha sbagliato quello di prima. Il capitano. Karel, palo, altro palo di Padova e poi buon recupero di Vanessa Giogap. Che poi si alza, però a conclusione si conquista il fallo. Mamma mia ragazzi. Quinto legno della partita di Padova, forse sesto. Avevo perso il conto. Però che lavoro di Vanessa Giogap. Potrebbe essere decisivo questo lavoro alla fine. Heimer, che deve entrare forse più nel vivo del gioco, soprattutto in fase realizzativa e di costruzione di Padova. Berlingarrua, conclusione! Dove l'ha messa? Per segnare la Zica bisogna metterla lì, sennò non ce la fai. 12-13, mezzo corona prova ad andare, velocità, conclusione, lanciata, che gol, che gol, che gol Campestrini e due minuti di Heimer, pazzesco. Due minuti ad Heimer e oltre al danno alla beffa, tempo di recuperare per Padova, mezzo corona segna e procura un'espulsione a Heimer, che è la seconda, anche per lei. Si riparte con Padova il possesso di gioco e Prela che, come spesso succede, prova a prendere in mano le redini della squadra. Prela deve far girare palla, prova a incitare il pubblico. Meneghini, Karel, doppio passo, spintonata, poi Vanessa, ancora Prela, cerca spazio, non si ritrova, palla all'indietro, occhio al passivo che verrà chiamato ora. Karel, Vanessa, con il talento, con la forza, con l'equilibrio, Vanessa Giogap. 13-14, ancora lei, decisiva. Però che mezzo corona, che vantaggio numerico, può sfondare, prova il tiro, Campestrini! Campestrini non si ferma più. Nabulele non è riuscita ad arrivarci, ancora una volta con questo tiro basso, penetrante. Prela,
Beringerue e Carel giocato. Ancora Prela. Carel. Finta. Palla di Meneghini che per un attimo ha rischiato. Ecco, c'è bisogno forse un po' più di Meneghini, che si è vista poco oggi. Beringerue pressata a uomo praticamente. Poi Carel con la finta. Ma che gol ha fatto! Carel giocato. Pazzesco. Ok, la percussione in mezzo corona che ha ancora il vantaggio numerico, deve sfruttarla, palla verso l'ala, questa era stata una buona invece difesa di Meneghini, molto brava, Girlanda, d'altra parte Feig, e poi ancora una volta palla sotto le gambe, Eleonora Italiano, ancora lei a portare il doppio vantaggio in mezzo corona, sta diventando una costante, mezzo corona ha una forza mentale quest'anno che è una cosa allucinante, sta giocando benissimo, benissimo. Non capisco ancora come a zero punti. Forse la partita comprato era forse un po' precoce, perché questa squadra è in grado di battere diverse contendenti. Vanessa Jogap, Beringerue, finta palla verso Prela, doppia finta, prova ad andare, conclusione, dove l'ha messa? Angela Prela! Angela Prela ancora, 15-16, Padova risponde colpo su colpo. Ok, qui ci poteva stare in frazione, Capestrini prova ad andare, bloccata da Barresi, palla dall'altra parte verso Feig. Riparte da zero mezzo corona, che però non ha ancora sbagliato dopo la prima azione sbagliata del primo tempo, sempre andata a rete ogni volta che è provata ad avvicinarsi alla porta di Nabulele. Fai Campestrini, Girlanda, Gisliberti ancora fuori, prendersi riposo, prepararsi per la seconda parte di partita dove potrà devastare. Grande Prela ancora una volta con recupero e poi fallo in attacco, lei come un falco. Se si riuscisse a tenere le statistiche delle palle rubate, penso che potrebbe essere la prima in Serie A, perché in queste partite ne ha rubate tante, nella prima partita soprattutto, e oggi continua col suo trend. Almeno una partita Prela la prende. Beringerue, Meneghini, ecco che prova a mettersi in proprio, bloccata e ribloccata, e poi ancora Beringerue, altro fallo duro fisico, ma mezzo corona sta giocando così e così sta fermando Padova, perché così la sta tenendo un po' buona. 15 gol lo stesso, però comunque è buona, è sempre lì a meno 1. Prela, Vanessa Jogap, anche lei un po' sottotono, c'è passivo, che Vanessa Jogap può elevarsi e sparare in cielo, invece preferisce andare da Beringerue che spara altissimo, è proprio scivolata dalla mano questa palla ed è una vittoria difensiva per mezzo corona, che prima non è riuscito a sfruttare l'occasione grazie al recupero di Prela, e ora è ancora in vantaggio di 1 e può portarsi in avanti con Aurora Gislimberti che torna. Girlanda, ancora Feig, palla di là, buona palla verso l'ala, prova ad andare Eleonora Italiano, non ne sta sbagliando mezza Eleonora Italiano, mezza non ne sta sbagliando. Carel giocato con calma, Padova in enorme difficoltà e c'è cambio in porta, entra Martina Brock che è stata titolare fino alla scorsa partita, quest'oggi è partita invece in panchina con una netta fasciatura al braccio, prova a scaldarsi, vedremo cosa riuscirà a portare alla squadra. Prela, Beringerue, palla ancora verso Prela, Carel bloccata, ancora Beverly, prova ad andare, sfonda, palla dietro, c'è sfondamento, brutto attacco di Beringerue, Padova si sta perdendo, è molto confusionaria, attenzione al tentativo di recupero di Vanessa Giocap, non c'è, poi Gislimberti, Aurora Gislimberti, 15-18, attenzione, brutta infrazione di Padova nella rimessa, confusione totale delle padovane, più 3 mezzo corona che ne deve approfittare, ma preferisce andare avanti, tanto ha un buon vantaggio. Bruttissima infrazione perché avevano rimesso in gioco fuori dal cerchio di centrocampo, che quest'anno è anche ben visibile perché una bella palla gialla. Bruttissima infrazione, confusione totale. Invece la squadra che svantaggia dovrebbe stare lì dall'inizio alla fine, ma ovviamente non è facile perché è da tutta la partita che Padova è sotto il mezzo corona in avanti e ora può attaccare con leggerezza sull'area dell'entusiasmo e ci prova Girlanda, ma come fa a girare la palla in questo momento? Che azione, Feig! E poi un po' Martina Brock, un po' il palo, Prela con la finta, può andare in velocità, ora è il momento di attaccare per Padova, può andare Vanessa Jogap, ma Razzica gli dice di no, Razzica gli dice di no ancora, anche perché questo attacco non è stato ben fatto, era un tiro un po' prevedibile, che brava però Razzica. Va bene che è una vittoria di squadra, ma il suo zampino nei momenti decisivi qualcosa di da far accapponare la pelle, e quindi brividi. Diciamo
parlando della pallamano vengono i brividi. Stiamo parlando di alte prestazioni. Vedremo cosa farà adesso il resto della squadra. Ci prova Campestrini. Vede una vasca da... no, non si può dire vasca da bagno. Vede un grattacielo, un muro di un palazzo da colpire, no, una porta da pallamano. Barresi, palla verso Prela che prova andare sull'ala. Conclusione, Prela! Ci vuole un po' più di Prela nella vita quando hai bisogno. 16-19. Campestrini, palla verso l'ala, occhio alla difesa, per andare una dall'altra parte e una dall'altra, ma bene, bene Meneghini, che era stata saltata ed è riuscita comunque a spendere il fallo. Mezzo corona è ancora lì, mezzo corona è ancora lì. Campestrini gestisce lei i possessi, è la giocatrice più in forma, è la giocatrice che ne ha messo dentro di più. Lei basta che la butta verso la porta, poi la palla in qualche modo entra, almeno così quest'oggi. Campestrini, Gislimberti, prova il tiro basso, non ci arriva Martina Brock. Gislimberti ci mette un'altra pezza. Ogni tiro è gol per mezzo corona. Vedremo cosa riuscirà adesso a creare Padova. Prele e Barresi, palleggia, arresto, conclusione, fallo da 2 minuti. Forse anche giusto perché era il momento del tiro, si stava abbassando. Girlando 2 minuti e questo potrebbe diventare un'ottima ghiotta occasione per Padova per accorciare. Vedremo se saprà sfruttarla. Per sfruttarla sa di togliere Bevelin in garrua. Mette dentro Heimer, Nesrin. La numero 31, 16-20, risultato pesante ma direi giusto perché mezzo corona ha dominato. Come dicevo prima del termine dominare, non è una squadra che vince, almeno secondo me, poi ditemi voi la vostra opinione, non è una squadra che vince 30-15, ma è una squadra che contro quella che ha davanti riesce a sfruttare il massimo delle occasioni che ha. In questo momento ce la sta facendo mezzo corona. Vanessa prova ad alzarsi in cielo, poi trova il buon passaggio, bravissima Fatia a metterla verso Careggio Gap, che ha questa movenza, questa capacità di acquisirsi lo spazio che è degna di una giocatrice che prossima settimana andrà in nazionale. 17-20, meno 3 Padova, adesso con molta calma mezzo corona, entra anche Fai, Gisliberti e Fai, era Girlanda che era uscita prima per 2 minuti. Campestrini, ancora Fai che sta facendo un lavorone la rumena. Ancora Campestrini, finta, qua c'è stava passi, però riesce comunque ad andare avanti e bene anche nel tentativo di difesa. Gislimberti, finta, prova ad andare, Gislimberti, fallo, si ferma. È stata chiusa, brava a fermarsi perché dopo il contatto almeno prende fallo. Campestrini c'è passivo, ok Campestrini, uno contro uno, tentativo di tiro e stavolta sbaglia. Stavolta sbaglia, è il primo errore del secondo tempo per Campestrini. Heimer, Meserine, prova ad andare, Prela, c'è spazio anche là, ma Prela preferisce andare tutta da sola. Prova a toccarla, razzica, ma nulla da fare, ci pensa Prela. Vedremo quante volte continuerò a dire ci pensa Prela durante la partita. Mi aiuteranno i miei colleghi che vedranno la partita a contare quante volte dico ci pensa Prela. Campestrini. A 20, ancora in inferiorità numerica, deve riuscire a costruire un buon attacco stavolta mezzo corona, e anche per il morale soprattutto. Campestrini ci prova, invece sono sempre tiri dalla distanza, ci prova Gislimberti, palla fuori, forse c'era anche un po' di contatto, secondo me sì, però si continua. Vanessa Giogap, palla dall'altra parte, buona per Barresi, controllo, tiro, girata, gol! 19-20, si scalda il palo farfalla ancora di più, meno uno, questo è quello che doveva fare Padova. Pulito, perfetto, e infatti c'è time out per mezzo corona. A 12 minuti e 54 è lunga, lunghissima al palo farfalla. Si riparte dopo il time out,
palla a mezzo corona, che adesso è tornata in parità numerica per giocatrici in campo. Fai Gislimberti, finta, poco movimento per mezzo corona, però fino adesso è sempre pagato, quindi palla dietro, Campestrini si leva il tiro, brutto intervento, anzi bellissima conclusione devo dire, sotto la traversa, brava Campestrini, vedremo cosa fa Heimer. Prela, finta, palla dietro, palleggia e poi Meneghini, si gira, è un po' confusione ancora anche Padova, 19-21, questa è stata la capacità e la differenza in questo momento, che mezzo corona, anche quando ha iniziato a fare tiri brutti, perché quello di prima di Campestrini, bellissimo tiro, non è stata una grande costruzione, come invece è questa di Barresi, che pian piano sta trovando l'intesa con Prela, 20-21, attenzione, adesso torniamo on game, palla di là, prima azione, prima parata di Martina Brock, occhio a Meneghini, che può partire in contropiede, pallonetto! Pallonetto, che modo di pareggiare per Padova, Giorgia Meneghini, dopo che l'azione, la freccia di mezzo corona, l'ondata pazzesca di mezzo corona fino adesso è stata fermata da Martina Brock, prima parata di serata per lei, ne ha approfittato subito Giorgia Meneghini. Questo è quello che mancava forse un po' a Padova tutta oggi, l'andare in contropiede, anche perché mezzo corona corre soprattutto con i suoi terzini, molto giovani. Campestrini, giovane ma sta dimostrando veramente di livello, che difesa di Vanessa Jogap, che dopo il passaggio al pivot l'ha tenuta lì, nel senso ha fatto fallo ma non ha impedito di girarsi e procurarsi qualcosa di più, molto brava. Occhio alla girata di Feig, finta Campestrini, buona palla Gislimberti, Aurora Gislimberti, ancora lei, ancora lei, e altro fallo di rimessa, altro fallo di rimessa, non ci sta capendo niente Padova e ancora una volta lascia il tiro. La conclusione è pallonetto! E pallonetto già da Verones! Delirio e soprattutto tanti fischi da parte della tifoseria padovana. Per gli arbitri trentini, ricordiamo, da Trento e da Merano. Guarda caso stanno arbitrando una squadra trentina. Però comunque fino a questo momento stanno facendo un buon lavoro. Ma che sciocchezza di Padova! Vanessa Jogap, graffita, che talento! Mancava un po' di questo di Vanessa Jogap, che fino adesso è stata sempre ben chiusa. Ma brava, 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 perché comunque porta le sue sul meno uno, che era un momento difficile. Adesso deve ripetere la rimessa anche mezzo corona. È passato metà del secondo tempo. Campestrini si allarga, si accentra, poi si allarga ancora, Gislimberti. Sta facendo dei movimenti senza palla strabilianti, che palla verso il pivot, conclusione, gran parata Martina Brock con l'aiuto del palo. Heimer prova ad andare, palla sull'ala, chiusa, si prova a ricostruire con la Nesrin, Prela, 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 che parata, ci aveva provato Prela, che poi si lamenta del contatto subito, ma ancora una volta razzica, ancora una volta razzica. 22-23, fai Gislimberti, si fa girare palla, prova a trovare qualcosa, mezzo corona sembra un po' disorientata, ma prova a studiare qualcosa, adesso Gislimberti che trova la conclusione, Gislimberti, Gislimberti che ha una padronanza del corpo assoluta. Prela, occhio all'azione, Barresi, Vanessa Jogap, prova ad andare da ala, ancora la zicca, le dice di no col piede, è stato un tiro forse un po' forzato per Padova, però era lì per lì, uno contro uno, Vanessa Jogap, 22-24. Mamma mia che partita razzica. Mezzo corona avanti, mezzo corona avanti. Si vuole vendicare di quella partita di regular season persa sbagliando l'ultimo rigore. E soprattutto vuole ripetere l'impresa ai play-out, dove ha battuto Padova ancora, che poi sta diventando una bestia nera, un fantasma proprio mezzo corona. Ma Gislimberti ancora una volta, basta che si alza e spara. Questo è stato un gol anche troppo facile, Heimer prova a correre, Heimer bloccato in ogni modo, è gol! Questo è stato anche un brutto fallo su Heimer in questo momento dell'azione, però comunque è riuscito a segnare lo stesso. È stato veramente un brutto schiaffo, si poteva dare anche qualcosina, un cartellino giallo, però comunque 23-25, mezzo corona sta facendo un lavoro pulito, sta facendo un lavoro bello, fisico, questo è il modo per fermare Padova forse, almeno in questo momento.
Squadra quest'oggi in netta difficoltà, secondo tempo contro Prato inesistente, fuori dal campo soprattutto in difesa. Adesso sta facendo una fatica a contenere mezzo corona, impressionante. Adesso troviamo Gislimberti, Gislimberti di forza, prova, ma viene fermata ancora una volta da Nesrin. Ok, la palla dietro, c'è tanto spazio per Feig, stavolta viene nelle mani di Martina Brock che riesce a prenderla. Palla verso Prela, ma corrono tutte molto bene indietro. Ok, Vanessa Giogap che prova ad andare, Vanessa Giogap, Prela, spazio, Prela, preferisce andare da Nesrin, poi buona palla, circolazione verso Carel, tiro difficile. Infatti prende in faccia il portiere. Occhio la palla dall'altra parte, ma che palla, che controllo e poi gol facile di Giada Veronese. Mezzo corona vola, 12 minuti alla fine, qua per Padova si fa difficilissima. Ovviamente non è che mezzo corona è un passo dalla vittoria, ma per quanto visto fino a qui. E infatti time out Sadi, quando mancano meno di 12 minuti alla fine, che secondo tempo di mezzo corona, il Trentino stanno facendo un lavoro egregio. Finché ricomincia il gioco vi dico anche i risultati, perché comunque Padova chiude il turno di Serie A1 femminile e abbiamo la vittoria di Ferrara contro Cassano che stava giocando molto bene e potrebbe essere una delle rivali possibili anche di queste due squadre in campo, di Padova e di mezzo corona per una salvezza diretta. L'anno scorso ha fatto un girone di ritorno sensazionale Cassano Magnago, che poi ha conquistato meritatamente la salvezza diretta, però perso di 3 contro Ferrara che batte un bel colpo. Poi Pontinia batte Tusce Prato, che dopo le prime due vittorie ha tracollato contro Pontinia. Ok, Prela adesso in qualche modo. Buona la sta palla verso l'ala. E poi Canel Giogap in volo, che passaggio. Ci vuole un po' più di Prela per Padova in questo momento. Però anche lei gioca con un po' di dolore, dato che si era fatta male nella prima partita, nonostante avesse anche in quel caso dominato. Ora vedremo mezzo corona come risponderà, perché comunque è vantaggio di 2, ma mai sottovalutare la squadra avversaria, soprattutto in uno sport come la pallamano, così veloce, con così ritmo. Si prova a cercare, bello l'intercetto di Marilyn Garrua, che poi trova bene Carel, che ha tantissimo spazio. 1-0, Carel Giogap! In un amen, 1-2, Padova, attenzione, la partita si riapre all'improvviso. Con una disattenzione clamorosa e soprattutto con un lavoro difensivo certosino di Padova. Poi Salerno ha battuto Erice 31-25. Brixen ha perso contro Casal Grande 26-22. Ecco, questo è un bel risultato a sorpresa, un upset come direbbero in America. E c'è fallo nonostante il tiro di Feig, che comunque è entrato in rete, ma comunque c'è stato un fallo ripetuto, fa segno l'arbitro con la Feig. Però la palla è entrata ancora un'altra volta, questo dà morale soprattutto in casa trentina. Feig con fallo di Carel Giogap, fischiato fallo, non sanzione disciplinare perché comunque un po' di spinta c'era, ma non cattiva da fare i 2 minuti. E si chiama anche per asciugare il campo adesso, pausa per asciugare il campo. Intanto vado a cercare anche il risultato dell'ultima partita, che era quella di Mestrino contro Teramo. Che? Adesso ve lo dico. Dopo ve lo dico, adesso me lo vado a recuperare, dopo ve lo dico. Intanto però si riprende il gioco. Azione di Feig che prova la conclusione, Murata, preso in pieno Baresi, poi ancora deviazione, Sonia Nabulele che è entrata in campo, se la ritrova lì. Però ancora una volta Padova attenta in difesa e soprattutto un brutto attacco, forse in questo caso in mezzo corona. Occhio a Prela, c'è tanto movimento, palla verso Belen Ngarua che prova a cercare spazio, c'è spazio anche verso l'ala, invece preferisce andare Vanessa Giogap. Ok, l'azione in mezzo corona, stiamo vedendo veramente tanti gol. Tanti gol, ma perché c'è una produzione offensiva importante da entrambe le squadre. Gislimberti, poi il passaggio sull'ala, ancora Gislimberti, la finta prova ad andare, buona palla dietro, che poi apre la prateria, che parata, Sonia Nabulele!
parata di Sonia Nabulele, però attenzione perché ci sono due giocatrici di Padova Terra. Si va avanti questo sfondamento, ma clamorosa azione difensiva. Si è fatta male Gislimberti? Si è fatta male Gislimberti sullo sfondamento, attenzione. Fatica col ginocchio, ma si rialza, una lottatrice clamorosa. Che brave qui le difensori di Padova, veramente. Cioè, hanno preso il contatto di Gislimberti prima. Azione di Campestrini, fallo. Erano entrambe a terra. Poi, il momento in cui hanno visto la presa del gioco alzarsi, si sono alzate posizionamento e prese di sfondamento. E poi lì a tirare sull'avversaria con grande sportività. Perché adesso Padova ha pareggiato 26-26 in un amen. Mezzocolonna sembra un pelo in difficoltà. Un pelo, perché ha visto che la palla non è entrata così spesso come prima. Mestrino comunque ha battuto Teramo solo di 2 e toglie la voce 0 dalla classifica, che era importantissima per l'altra squadra di Padova. Berlin Garrua, altra finta che spara in cielo e prende un altro legno. Sfortunata ancora una volta Padova, fallo, anzi no, occhio a mezzocolonna che prova a ripartire a un 3 contro 3. Feig, buona palla, brava Meneghini, ma che brutto passaggio, che brutto passaggio, Meneghini era lì. Adesso Padova con calma. Adesso Cellini Padova con calma, perché 26-26, 8 minuti di gioco. Si può provare la rimonta, che sarebbe importante, per riportarsi a 4 punti adesso in questa parte del campionato. Vorrebbe dire portarsi a 4 punti con Brixen, non so se mi spiego. Però comunque è tutto relativo perché è solo inizio il campionato. Trela, Berlin Garrua che prova, buona palla verso Barresi che trova una conclusione bellissima. Vantaggio Padova che non vedeva da una vita e poi... time out prima della ripresa del gioco, chiamato dalla panchina di mezzocolonna che vuole vederci su qualcosa, perché 27-26 era un risultato che fino a 5 minuti fa, non tanto di più, non si auguravano di vedere in casa mezzocolonna, soprattutto a 8 minuti dalla fine, perché la partita è diventata tutto d'un tratto una mezza maratona, forse qualcosa in meno, però è lunga. Time out breve, la partita continua sul 27-26. Ora vedremo come si organizzeranno le due squadre per questo finale, anche perché è il primo vantaggio di Padova. Vedremo come reagirà anche mentalmente mezzocolonna, che è stato tutto il tempo avanti. Vediamo se Padova invece avrà le forze dopo una rimonta così per tenere la testa avanti e forse anche aumentare il vantaggio, lo vedremo. Palla verso l'ala, c'è un'attenzione in difesa diversa adesso, si percepisce, si vede. Buona palla per l'altra parte verso l'ala. Fuori, sbagliato l'attacco, brava Sonia Nabulele. E adesso vedremo Padova come reagirà. Con calma, perché ha le capacità di portarsi avanti. Bravissima Barresi anche prima a cercare bene lo spazio, si sta inserendo bene nel gruppo di Padova. Vediamo Meneghini cosa fa. Vanessa Giogap, conclusione, palla fuori, ma c'è stata la... Brutto colpo, ma è stato un fallo di gioco, dice l'arbitro. Era in volo, un po' pericoloso, soprattutto quando prendi la spalla. Però comunque, rimessa in gioco, e si ferma il tempo perché la palla è difficile da recuperare nella rete del palla farfalle, però viene presa. Il fallo dei 9 si chiama anche per asciugare il campo. Prova a farsi sentire il tifo di Padova. Prima volta che la squadra di casa è in vantaggio. Adesso spinge per raddoppiare, per creare comunque qualcosa di concreto. Siamo arrivati, penso, a 7 legni presi da Padova. 7 legni. Baresi li mette in gioco. Prela che continua ad essere in campo. Meneghini, grande incursione, Giorgia Meneghini col vivaio. Beh, sono tutte del vivaio in campo ora, a parte Baresi. Però Padova ancora una volta avanti. Ancora una volta avanti. Doppio vantaggio. E con Giorgia Meneghini che in attacco si è vista poco, ha sfruttato l'unico varco che le ha concesso alla difesa, con Emma Girlanda che adesso va a fare l'ala sinistra.
l'abbiamo rivista poco in campo e soprattutto nelle azioni da quando ha preso i due minuti. Adesso vedremo cosa, come gestiranno i possessi Campestrini, Feig e Gislimberti. Campestrini, palla dietro Veronese, Gislimberti, poi Girlanda, ancora Feig, ci prova Feig, Feig ancora Campestrini, c'è tanto spazio, prova la conclusione, palo, palo, si ferma al palo questo attacco di mezza corona, però era stato costruito molto bene, era stato costruito molto bene, ma quello che importa è che la palla non è entrata per le ospiti e Padova è ancora lì con il tentativo di andare a più 3 con un parzialone clamoroso. Prela avanza, palla dietro, vediamo Vanessa Giogap che sembra essere in fiducia, palla dietro Berlingarua, ancora palla un po' alta verso Prela, attenzione al rischio di passivo, buona palla Berlingarua, cerca il contatto, sfondamento, sfondamento, attenzione che Campestrini è ancora giusto, prova a ripartire veloce adesso per mezza colonna, prova a sprecare il fallo, Vanessa Giogap non ce la fa, occhio adesso Gislimberti che prova ad andare da sola, Gislimberti, Gislimberti fermata da Micaela Agustina Barresi. Emma Girlanda, cosa fai? Campestrini può sparare, Campestrini sotto il piede di Sonia Nabulele. Quanti gol abbiamo visto così di Campestrini. E adesso meno uno, mezzo corona più uno Padova. A 4 minuti dalla fine. Prela, c'è tanto spazio per un attimo, per Meneghini non se la sono sentita di cercarla. Vanessa Giogap, ancora Prela, finta contro finta, Beverly Garrua prova a passare dietro, ancora Vanessa Giogap, spara, altissimo, brutto attacco, e occhio al contropiede, adesso in mezzo quello una razzica, non vede Italia perché ormai era troppo tardi, e preferisce andare da Campestrini che poi prova a sparare, un'altra conclusione, un'altra conclusione, ogni volta che tira va dentro! Campestrini, clamoroso, secondo tempo soprattutto, ma partita in generale di Campestrini. Che probabilmente solo con i gol che ha fatto stasera potrebbe balzare già tra le top della classifica marcatori italiana, almeno nella Serie A1 femminile. Mamma mia ragazzi, Prela e Vanessa Giogap, parità, completa parità, come se le due squadre non volessero neanche aggredire, volessero tenersi lì. Presto ci pensa Carella, altro palo, l'ottavo di Padova, il lancio lungo non viene cercato, ci prova ad andare normalmente davanti, tanto bastottino del terzino in questo momento per mezzo colonna, vedremo se lo farà ancora Campestrini, se ci prova finta, rischietto passi ma è riuscito a tenerla all'ultimo, ancora Feig, Feig palla dietro Campestrini e con calma però fa ripartire l'azione, però siamo ancora in parità, siamo ancora in parità, anche se in questo momento la difesa di Padova sembra fragilissima confronto a quella di mezzo colonna che ha un muro di quelli di pietra, quelli di quelli che ti bucano la palla. Prova Feig, gran chiusura della difesa di Padova in questo caso, buona perché era partita, ma c'è stato l'aiuto doppio, triplo e occhio al passivo, dovrà tirare adesso mezzo colone, infatti tre giocatrici vanno dietro, si chiamano le distanze, bisogna stare nella linea dei 7 metri, occhio la palla di là, buona palla dietro, si può provare il passaggio, poi Feig, conclusione, entra ancora Feig, anche quando il tiro non sembra poter passare, sembra impossibile, è entrato. 28-29, mezzo corona sull'ali dell'entusiasmo, un paradiso su una nuvola, qualcosa di patato, di magico che gli fa entrare tutto. Prela, Vanessa Giogappa, altra palla sparacchiata alta ma dopo il contatto. 28-29, Padova deve costruire qualcosa, mancano un minuto e mezzo, la partita sta procedendo velocemente. Tempo, ma è un tiro di rigore, ah perché era sulla penetrazione, tiro di rigore e ci andrà Berlingarua. Personalmente non l'avevo capita, però vedremo cosa ne nasce fuori. La Zica ha già parlato rigore oggi, eh? Adesso va Berlingarua a battere, 28-29, va in Garrua, che rischio, cioè è andata vicinissima la Zica, ma Garrua l'ha messa veramente a fin di palo. Ok, Magellano che prova ad andare, si accentra, Campestrini può sparare, invece no perché c'è poco spazio, palla verso l'ala per andare Veronese col mancino verso Campestrini, poi Girlanda chiama lo schema per la quale devono cambiarsi di posizione, ancora Campestrini si gira, Gislimberti, Campestrini, Feig, che sta facendo un partitone, per me in questo momento è la migliore in campo, anche più di Campestrini,
Sliberti, che parata! Sonia Nabulele l'ha presa, l'ha tenuta. 29 pari, un minuto alla fine, vediamo cosa fa la Padova. Vuole cercare il gol della vittoria prima o vorrà portarla fino agli ultimi secondi? Ultimo minuto, i tifosi spingono. Ha talento Padova in ogni ruolo per cercare di costruire qualcosa, ma non bisogna rischiare, un pareggio forse è troppo poco. Engiarrua si cerca spazio, Vanessa Jogap! Vanessa Jogap, 30-29, occhio al contropiede, mezzo corner per andare, Gislimberti, palla fuori e poi fallo! E poi fallo di Karel Jogap sul tiro, era venuto un tiro bruttissimo. Bravo Gislimberti però a cercare almeno contatto. 42-43 sul cronometro, bisogna tirare per mezzo corona. Stiamo rivivendo la stessa partita della regular season dell'anno scorso qui a Palla Farfalle, identica, palla verso pivot, gran difesa di Vanessa Jogap, 3 secondi, un secondo, si deve tirare, la finta, la conclusione, palla fuori, no, time out, 2 minuti? Ma il tempo è anche scaduto, si confrontano gli arbitri. Il tempo è anche scaduto, occhio perché è un'azione importantissima questa. Rosso! Il blu per cosa? Anche il blu. Cartellino rosso per Barresi che probabilmente ha frenato l'azione prima della rimessa in gioco. Ed è anche tiro di rigore! Gislimberti contro Nabulele, identica situazione dell'anno scorso. 30-29, l'anno scorso finì al palo Gislimberti, forse la rivincita che voleva, l'occasione che rivoleva. Heimer non vuole guardare, si aspetta ancora un po', il tempo è scaduto. Parata o non parata, la partita finisce. Gol o non gol, la partita finisce. Tutti andare a cercare di caricare Sonia Nabulele, che ha un compito importantissimo. Lei è classe 2004, proprio come Aurora Gislimberti, classe 2004. Due storie italiane molto diverse, molto particolari. Ma comunque qui, una contro l'altra, per il pareggio di mezzo corona, Aurora Gislimberti. Rete! Mezzo corona in festa, primo punto per la loro stagione, la rivincita di Aurora Gislimberti è riservita. Padova butta via un'altra volta la partita in vantaggio, conquista comunque un punto che non era così scontato al fin dall'inizio. Strane decisioni, ci saranno tantissime polemiche, ci sono adesso tutte le giocatrici a parlare con gli arbitri. Probabilmente tra le due squadre se ne parlerà a lungo, noi comunque vi lasciamo con i canali social nostri della Pallamano di Mezzo Corona. La partita è finita a 30 pari, bellissima partita, grazie di averci seguito, perché è stato veramente un bel spettacolo. In un modo o nell'altro ci siamo divertiti e da tutti i miei collaboratori, Andrea, Marco, Giovanni, Fabio, grazie da Marco Muccia, da Fabio, dall'altro Fabio, da Antonio, da tutti. A presto sui canali di Eleven Sports per la Pallamano più forte d'Italia.